La Teramo a spicchi batte 68 a 65 il nuovo Pineto Basket e conquista così la vetta della classifica, approfittando del concomitante scivolone del Magic Chieti, sconfitto 77 a 76 dal Pescara Basket. Terza vittoria consecutiva e quarto successo nelle prime 5 gare della stagione per una Teramo a spicchi che guarda al futuro con rinnovato ottimismo, nonostante il brutto infortunio al ginocchio che la scorsa settimana ha messo fuori gioco Renato Piccinini. Soddisfatto e quindi coach Simone Stirpe. Contro Pineto, racconta l'allenatore biancorosso, abbiamo vinto una gran partita, sia per l'assenza di Piccinini sia perché era un tipo di gara che a noi non piace giocare. Un match duro e sporco dove abbiamo saputo dare molto dal punto di vista fisico. Nel primo tempo abbiamo costruito dei buoni tiri che però non sono entrati, ma la difesa ci ha tenuto a galla. Nel secondo tempo Neri, Comignani e V hanno trovato il canestro con continuità e abbiamo fatto il break. La Teramo a spicchi si gode quindi il bel momento, anche se per poche ore, visto che domani, mercoledì 1 novembre alle ore 18 al Palas Capriano, il calendario di Serie C Silver prevede un turno infrasettimanale. Si torna subito in campo contro Torre Spes. Dovremo stare attenti a Febo di Flavio e Domenicucci, ma soprattutto dovremo recuperare le energie. Mi sento di fare comunque un plauso ai miei ragazzi per come stanno affrontando l'emergenza, chiude coach Simone Stirpe, e per la disponibilità a giocare anche fuori ruolo per il bene della squadra.